L'Assessorato ai Servizi Sociali e l'Associazione Club Alcolici Territoriali Verona Sud, in collaborazione col Servizio di Alcolologia dell'azienda ULS 20, hanno promosso due incontri rivolti a tutta la popolazione il 9 e 16 aprile. Molte sono le problematiche correlate all'alcol e, come spesso accade nella vita, ci si interessa solo quando il problema ci tocca da vicino, ma a volte può essere troppo tardi. Ecco il perché di questi incontri, volti a sensibilizzare l'opinione pubblica su una piaga che vede coinvolti direttamente più di 1,5 milioni di italiani. Inoltre, il problema del singolo diviene dramma riversandosi sui diretti familiari, i parenti, gli amici e via via incide su tutto il tessuto sociale, con un rilevante peso economico. Si è calcolato che in Italia nel 2011 il fenomeno ha registrato un costo sociale pari a 53 miliardi di euro. In queste serate è stato fatto il punto sulla situazione attuale, evidenziando sì una diminuzione rispetto agli anni passati, ma il dato preoccupante è quello che vede come nuovi protagonisti le generazioni più giovani. Si parla di ragazzini dai 12 ai 16 anni. Questa fascia d'età lo sviluppo fisico non è ancora concluso e le conseguenze sono ancora più devastanti. L'esempio dei familiari, soprattutto nei primi 7 anni di vita, sembra essere la soluzione efficace per porre delle basi solide, anche se le attenzioni dei genitori in tal senso non dovrebbero spegnersi mai. Nuova tendenza invece è il binge drinking, uno stile di bere molto nordico che ci arriva dall'America, il quale vede i giovani bere grandi quantità di alcol in breve tempo, per lo più a stomaco vuoto, aumentando così pericolosamente i rischi correlati alla salute. In questa serata uno degli argomenti sarà alcol e guida. Il problema degli incidenti stradali è un problema importante. In Italia ogni anno 3.860 persone muoiono per incidente stradale. Secondo i dati, dal 40 al 50% insomma, di questi incidenti vedono come concausa l'uso dell'alcol alla guida. Quindi tutte le misure che in questi anni sono state adottate dalla legislazione è stata quella di aumentare l'attenzione nei confronti appunto di questo comportamento, cioè dell'uso dell'alcol prima di guidare. La legge prevede un limite che è 0,5 grammi per litro di sangue, superato il quale la persona viola la legge e quindi subisce delle sanzioni. Però a prescindere, diciamo, da questo aspetto legale, è importante essere consapevoli che ogni qualvolta si utilizzano bevande alcoliche, l'alcol va a interferire sulle capacità di guida, anche se il livello di alcolemia è inferiore a quello previsto dalla legge. Quindi lo slogan, secondo me, è proprio se guidi, non bere. L'alcol è una sostanza che deprime il sistema nervoso, rallenta la trasmissione nervosa, quindi la persona ha una riduzione delle capacità di attenzione e di concentrazione e una riduzione dei riflessi. Tutto questo fa sì che il rischio, insomma, di incorrere in un incidente stradale aumenti con l'aumentare dell'alcolemia. Per non correre rischi di nessun genere, rispetto appunto all'effetto dell'alcol sulla guida, quindi è bene non utilizzare mai alcol.